i silenzi non hanno mai dato la forza di vivere in libertà. Vieni con me, dai una mano anche tu, questo delirio non durerà più. Senza di noi il disastro poi avanza, se rinunciamo va via la speranza. E dicevo che viene portato a girare i paesi del mondo, permettendo che poi nel frattempo, quando arriva una mano è già veleno, mentre invece potremmo mangiare i prodotti nostrani genuini, quelle sane pietanze che in tavola ci donerebbero i campi vicini. È stata un po' la grande maestra di tutti, è stata lei che è riuscita in qualche modo a coagulare, a mettere insieme tutte queste persone che avevano voglia di fare delle cose con i delfini. Quindi veramente è stato grazie a Katia che qui a Ischia è nata l'associazione, sono nate tante iniziative che hanno portato alla sensibilizzazione e all'informazione, perché qui a Ischia voi avete un patrimonio, un tesoro, che sono proprio questi animali. Ci sono 7 specie diverse in un tratto di mare piccolissimo, non è una cosa comune. Voi dovete essere orgogliosi perché siete fortunati ad avere questa situazione proprio qui vicino. Quindi io ringrazio veramente Katia, è con noi, perché io è vero che sono il presidente, ma Katia rimane, è sempre con noi, il presidente onorario. Quindi, e un altro aspetto importante che noi facciamo e che abbiamo sempre voluto fare è quello di coinvolgere altre realtà del territorio. Oggi nella festa del delfino non si parlerà solo di delfini, ma si parlerà anche di altro. Ci sarà Peppe Farage oggi pomeriggio alle 4:30 con la mostra fotografica, ci sono i nostri colleghi e amici dell'associazione Nemo che vi parleranno di cose veramente molto belle che riguardano il nostro mare. C'è l'associazione della difesa del cane, la Lega della difesa del cane, poi l'associazione per la poesia guidata da Bruno Mancini. C'è un volume che si chiama Ischia, mare poesia, che è bellissimo, e devo anche ringraziare Bruno perché nel libro ogni poesia corrisponde una delle mie foto che ho fatto in India, a cui tengo moltissimo, i bambini dell'India, i vecchi, che sono veramente adorabili. E niente, adesso possiamo cominciare, io vi presento il libro e poi Edoardo Cocciardo, che è un attore che penso tutti conoscete, vi presenterà questa associazione molto importante, perché ricordate una cosa, che dove non c'è cultura non c'è assolutamente niente, e Ischia ha bisogno di cultura. Grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Un applauso a questi bambini, facciamo un po' il sessione. È la prima volta che vedo questa festa ed è bella. Poi sono bimbi calmi, bravi. Riteniamo sia giusto rivolgere un enorme ringraziamento da parte di tutto il gruppo degli artisti, quindi pittori, scrittori, musicisti, fotografi, traduttori e teatranti, che si riconoscono nell'ambizioso intento di voler promuovere l'arte e la poesia in particolare. C'è una frase molto bella, insomma uno stralcio che voglio leggere, che esprime quella che è l'anima, diciamo, di questi poeti, di questi anche aspiranti poeti. Liberarci dei sogni e dei dubbi che sono state le prepotenti matrici delle nostre ispirazioni, aprendoli alla conoscenza collettiva. Leggere, noi vogliamo essere letti. Loro, ma diciamo noi in genere, vogliamo essere letti. Questa è la catarsi ambita, molto spesso inconscientemente, dalla maggioranza di coloro che si dedicano alle arti
letteraria. Quindi vi chiedo un po' di silenzio. Due poesie sul mare. Sul mare, esattamente. Incominciamo dalla prima, però vorrei invitare a leggere Carmela Di Lustro. Facciamo un applauso. Vi legge la prima poesia sul mare, poi l'altra ve la leggo io. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre i vortici del nulla e non sai chimere per la chimia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinuncia al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi. Per chi ti cerca, urli come brace. Bene, allora intanto ora presento il secondo lettore, che è Massimo Bolin, se non sbaglio, che legge questa seconda poesia, però ve lo passo subito, eccolo qua. Alla carezza gelida, rive odorose d'alghe, sabbia, costrutta forma di castello dalla fantasia fanciulla, pregna di sole e di sapore di pesce, vento, compagno di lunghe solitudini, soffio della mia vela, quando era suo dominio il mare, quando sognavo nella tua ebbrezza regni, acque, d'assiduo moto risospinte a riva, sui miei piedi, docili, alla carezza gelida, acque, insensate, indomite, voraci, gracili giganti, deformati dalla fantasia del tempo, necessità di sonno al ritorno. Facciamo un applauso ancora a Katia Massaro, a Rossa, ecco, Bruno Mancini, se lo meritano, loro sono dei bambini grandi, voi siete dei grandi piccoli, e questo è bello, eh. Ed ora ci prepariamo. Nell'arte, in tutto, è sempre presente con animali, delfini. Parlo, credo che avete già capito, di Katia Massaro, che finalmente, non finalmente perché credo che abbia ricevuto anche altri premi, però questa volta ha ricevuto veramente un riconoscimento importante, e come l'abbiamo già detto e preannunciato sia nei miei programmi del venerdì parlando dell'arte, nello spazio dedicato all'arte, e sia nei telegiornali. Donna dell'anno, premiata a Lugano, abbiamo detto prima che venisse premiata e poi anche dopo premiata. Oggi l'abbiamo in linea telefonico, in collegamento telefonico, non è potuta venire personalmente qui, però l'abbiamo in collegamento. Buonasera Katia, ciao. Buonasera Vincenzo. Allora, complimenti, te l'abbiamo dati già da lontano i complimenti. Grazie, mi avete detto i complimenti. Però adesso te li diamo da diretta. Non li merito, potrei fare molto di più. No, no, credo che in tanti anni, nonostante l'età non diciamo anziana, però tanti... lo puoi dire forte, no, sto fino a 60, spero di non morire prima di vedere. Siamo coi dati. Voglio dire, hai fatto una di quelle cose che veramente non basterebbe una, due, dieci trasmissioni. Intanto noi abbiamo anche le foto di Lugano, allora partiamo proprio da questo riconoscimento, che credo sia una cosa importante, che rappresenta grosse personalità, sia politiche, sia dell'arte, della cultura. Credo che sia, ecco qua, vedete, appunto, Katia essere premiata, credo che sia un riconoscimento di cui tu devi averne vanto sicuramente. Io sono orgogliosa solo per il fatto che, che si è parlato della mia isola, che io amo più di ogni altra cosa al mondo, e dei miei delfini, chiaramente, dico miei, non sono miei, sono di tutta l'umanità, e quindi io per questo mi batto, proprio per la salvaguardia del nostro mare, dei suoi meravigliosi e stupendi abitanti, con cui io ho avuto il piacere di nuotare la prima volta in Australia e da allora ho avuto la folgorazione sulla strada di Damasco. Non mi sono più allontanata da quest'idea di salvare delfini di Ischia. Sai perché? Perché
poi noi abbiamo una priorità che altri non hanno. In Australia tu incontri una specie di delfini in un solo posto, una sola. Qua a Ischia abbiamo 7 specie di delfini, ma ti rendi conto? Certo. Del patrimonio che noi abbiamo da salvare e da preservare per le future generazioni, e vuoi che io non mi batta fino alla morte? Tu hai girato tutto il mondo, comunque diciamo che hai ricevuto sempre attestati di stima, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente in generale, in questo caso i delfini, ma anche altre battaglie condotte da te da sempre, mi ricordo sempre, sei stata sempre una battagliera. Dicevo, ma prima poi ti ammazzano. No, ma io invece di fare un'altra domanda, ma chi te l'ha fatto fare? Chi te lo fa fare? Vabbè, la risposta credo che sia banale. Ma vedi, quello, ognuno di noi nasce con una missione. Io sono, cioè, chi nasce con la missione di non fare niente, chi nasce con la missione di scocciare gli altri, chi nasce con la missione di distruggere. Io sono nata per fare qualcosa, perché tutti noi dovremmo fare qualcosa, perché se noi vegetiamo è come se non avessimo proprio vissuto. Se noi non facciamo qualcosa per il nostro prossimo, ma che cambiamo qua, detto proprio alla napoletana, saremmo vissuti inutilmente, nessuno si ricorderà più di noi. Un giorno, quando io non ci sarò più, i delfini continueranno a saltare e tutti quanti diranno: caspita, quella carta aveva ragione. Vabbè, io credo che comunque tu di amicizie ne vieni tanto, perché appunto per le battaglie che fai sei conosciuta in tutto il mondo, insomma, diciamo la verità. Sì, ho tante amicizie. Adesso devo andare in Nuova Zelanda per conoscere uno dei soci della nostra associazione, Oceano Mare, spero di trovare il tempo, perché devo prima andare in India, perché ho adottato una bambina e non ho avuto l'anno scorso il piacere di conoscerla, quindi quest'anno devo assolutamente andare in Kerala. Questa trasferta a Lugano, come sta? Questa esperienza svizzera? La trasferta a Lugano è stata incredibile, 3 aerei, una navetta che si è fermata a metà. Eppure sta vicino Lugano, sì, vabbè. Molto carina, bella, c'è il lago, è stupendo. Ma l'unico problema è che sono arrivata quasi con un'ora di ritardo, perché c'era un terribile incidente sulla autostrada, quindi la navetta che dall'aeroporto di Milano mi doveva condurre a Lugano insieme al presidente dell'associazione che mi ha gentilmente accompagnato, la nostra biologa Daniela Silvia Pace. E praticamente siamo rimasti un'ora lì e io fremevo, dicevo: Madonna, mio marito è in ritardo, che penseranno? Che li ho stoppati, chissà. Quando sono arrivata mi hanno accolto con un applauso e allora mi sono proprio sciolta. Senti, comunque vabbè, è un premio sicuramente. No, tutte queste targhe, queste... diploma, pure il diploma, no? Pure il diploma. Due diplomi, una di donna dell'anno e l'altra per... Per honoris causa sono accademico onorario di questa Universum Academy of Switzerland. Sono diventata, sai come fanno le lauree honoris causa? Sì. E poi dopo dove mi manderanno nei prossimi anni, chi lo sa, forse diventerò pure ambasciatore UNICEF, che per me sarebbe un grandissimo. Credo che tu lo meriti. Io volevo coinvolgerti brevemente in questi pochi minuti, soprattutto in questa iniziativa bellissima di Bruno Mancini, che ha creato questa tribù. Sì, noi, caspita, le nostre isole. E poi gli artisti, i poeti, è bellissimo, ma lei è entusiasta come me, siamo nella stessa generazione. E quindi voglio dire, non solamente con poesie, con prosa, ma anche con teatro, con fotografie, che tu sei una appassionata di fotografie, quindi diciamo un po' di tutto tramite un mezzo tecnologico che finalmente sta divulgando un po' quest'arte. Dici qualcosa di positivo, di incentivante per... Io spero tanto che si crei a Ischia un centro, un teatro, una sala enorme dove ci si possa riunire tutti e fare delle cose. Io ho fatto parte per tanti anni della compagnia di Gennaro Sivelli, poi di Giannino Messina. All'epoca facevamo delle cose bellissime, cioè ne abbiamo recitato Sartre, Picandello, poi con anche tutte le commedie di De Filippo, ma sempre ci siamo dovuti arrangiare, una volta alle terme comunali, un'altra volta alla cantina sociale, dove io praticamente ci stavo quasi rimettendo l'osso del collo per dipingere una maschera. Ma guarda, e qui rido io, speriamo di poter ridere in un teatro vero. Noi siamo vicini per questa battaglia, per questo teatro. Sì. E vabbè, comunque diciamo che il mezzo tecnologico sicuramente adesso sta aiutando molto, ha fatto bene Bruno, perché non è solamente una cosa isolata, ma no, è mondiale. Sì. Ormai siamo usciti proprio fuori,
con tutto, con la cultura, con l'arte, perché parliamoci chiaro, che di cultura non ce n'è molta, però quei pochi che ci sono si danno da fare. Guarda, diceva uno scrittore importantissimo che credo tu conoscerai, Chatwin, sì. Che chi non ha viaggiato non può conoscere l'umanità. E io penso di aver viaggiato non abbastanza, perché non ce la fai mai ad andare dappertutto, perché io vorrei fare il percorso di Darwin, vorrei fare tante cose, però quel poco che riesco a fare lo faccio. Va bene, ti ringrazio Gata e in bocca al lupo per il programma futuro, che vedo molto impegnato. A Maiora, a tutti ciao, voi. Ciao Gata. Ciao, ciao. Vieni amico, vieni, tocca qui, sì, proprio qui, vedi un cuore. No, non c'è più, dilaniata dai freddi bisturi di un uomo che crede di lavorare in nome di una scienza che un giorno potrà aiutare l'umanità. Ti prego, amico, spegni quella luce così forte che abbaglia i miei occhi, ormai trucidati dalle mille sostanze che vi sono state messe, e siedi accanto a me. Accarezza la testa rugosa di un vecchio cane, ormai stanco e umiliato dall'essere stato venduto dal suo padrone per un misero denaro. Ah sì, attento, proprio lì, ho un ferro che fuoriesce dal mio collo, messo lì chissà per quale inutile motivo. Vorrei chiudere i miei occhi stanchi per non riaprirli più, perché ogni qualvolta li riapro, davanti a me vedo solo cattiveria. Provo un'immensa paura e voglia di piangere. Sì, mio piccolo uomo, gli animali piangono, e piangono senza mai capire il perché. Perché amiamo una persona che di natura è più bestia di noi. Perché soffriamo quando il nostro padrone soffre, e lui quando noi soffriamo ci uccide. Il perché, quando noi smariamo il nostro padrone, lo cerchiamo fino a consumarci le zampe, e lui quando smarisce noi si perde nell'oscurità di un nascosto vicolo. Il motivo di tutto questo? Non voglio saperlo e né mi interessa. Quello che voglio è solo stringermi a te e assaporare una volta nella vita il calore di un abbraccio, il dolce affetto di una persona e poter morire finalmente senza paura. Era buio, nevicava. La mia mamma non mi era vicino, gli era stato strappato che era solo un piccino. Camminavo appena, sentivo la fredda neve sotto le zampine, non sapevo dove andare. Poi sentii delle voci vicine. Erano dei amici che mi guardavano e borbottavano, ridevano e scherzavano. Uno di loro mi parlò e con un colpo di coda dalla staccionata saltò. Mi diceva dove andavo, cosa facevo, mille domande che neppure io mi chiedevo. Non risposi impaurito, e il gatto si voltò, con un colpo di coda via se ne andò. Ero di nuovo solo, impaurito, tanto affamato, il freddo gelava il mio cuore, il respiro si fece dolore. Arrivai davanti ad una vetrina, e là mi lasciai andare, cadere, dormire. Il mio sonno si ruppe quando un bambino con suo padre arrivò. Il bambino felice la vetrina indicò. Un bagliore di luci, giochi, musica, tutto ciò che la fantasia poteva inventare. Suo padre felice tutto gli voleva comprare. Poi il bimbo volse lo sguardo su di me, sentì le sue parole, poi il suo pianto. Il bambino aveva scelto la cosa che desiderava tanto. Come poteva aver scelto me? Sono solo un cucciolo abbandonato, magro magro e tutto spellacchiato. Mi sentii in una coperta, tutto intorno afferrato. Quella sera imparai che cosa mangiare, dormire ed essere amato, e da quella volta Marco non mi ha più lasciato. Ora sono vecchio, felice di essere amato. Ogni Natale però da un pensiero vengo rattristato, un pensiero che mi dice che lì fuori molti fratelli hanno mille dolori. Spero solo che molti riescano a trovare un Marco che li adotti e li sappia amare. Thank you.
più ci penso e non mi so spiegar perché. Non hai capito che volevo bene a te. Sei ritornato ed ora stai con me. Ma voglio dirti solo qui. Stupido che sei, non ti sei accorto che ti amavo, sai, che ti tenevo nei pensieri miei. Volevo stare nei pensieri tuoi. Stupido che sei, non hai capito, non ti amava, sai, e tutti i baci che tu hai dato a lei erano solo, solo baci miei. È lei che ti ha rubato perché lei sa amar così, ed ora ti ha lasciato ed hai capito sì che io ti amo ancora e non saprei dirti di no, perché lo sai che è il mio è vero amore. Che ti amavo, sai, che ti tenevo nei pensieri miei. Volevo stare nei pensieri tuoi. Stupido che sei, non hai capito. Non ti amavo, sai, e tutti i baci che tu hai dato a lei. Il grande amore. Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Io forse ladro. Se il vento infiamma emozioni, se il vento trascina sogni, i miei pensieri. Il vento, il sole, il mare, il sole, il vento, il sole, il mare, le stelle. Tu forse ladra. Se il sole acceca dubbi, se il sole racchiude sospiri, i tuoi pensieri, i monti, i cuori, i fiori, i cuori, i monti, i monti, i monti, i cuori, i fiori, le stelle. Noi, forse ladri, se gli occhi inventano bambini, se gli occhi cambiano colori, pensieri. Silenzi, silenzi, nuvole, attese, 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 nuvole, silenzi, silenzi, le stelle. E quando il vento infiamma i dubbi e il sole raccoglie i sogni, e quando gli occhi accecano emozioni, noi, ladri dei nostri ricordi.
Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Non c'è più sogno nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo al muro, il ricciolo biondo del pupo, dondolio di pesci tropicali. Accenderete la vita come un bagliore, un guizzo di serpente corallo, il canto di chimiche meduse. Nella mia vita il sogno, nella mia morte il dubbio.